In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Pace a voi. Santissima Eucaristia. Gesù risorto in mezzo a noi, che continuamente offre se stesso per la nostra vita. Offre se stesso come compagno del nostro viaggio, offre se stesso come cibo per la nostra vita, offre se stesso come rifugio per la nostra preghiera, la nostra adorazione. Offre se stesso perché possiamo ritrovarlo sempre in ogni fratello. Il brano del Vangelo di questa domenica, in cui celebriamo l'Eucaristia, in speciale adorazione del corpo e sangue di Cristo presente in mezzo a noi, ci riporta al miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. È un episodio che annuncia l'Eucaristia. È un episodio che rivela la volontà di Gesù di nutrirci e di nutrirci nella sua Chiesa, di nutrirci come Chiesa e di nutrirci per essere sempre più Chiesa. Il giorno cominciava a declinare. È un fatto normale. Ogni giorno arriva al suo tramonto. Ma potremmo anche leggere in questo declinare come qualcosa che viene meno. Vengono meno le forze e per certi aspetti potrebbe venire meno anche la comunione, perché ognuno cerca il suo luogo di riposo. E infatti i dodici si avvicinarono a Gesù perché congedasse la folla, perché ognuno vada per conto proprio nei villaggi a trovare cibo e a trovare rifugio per la notte. I dodici chiedono questo. È significativo che qui Luca non dica gli apostoli, non dica i discepoli, ma dica i dodici. È la Chiesa nascente del suo fondamento che deve imparare a essere Chiesa. Ed è bello simbolicamente vedere questo brano che si apre con i dodici che vogliono congedare la folla e si chiude con 12 ceste avanzate dopo che tutti si sono saziati. È un miracolo in vista dell'Eucaristia, ma è un miracolo che aiuta a capire che cos'è la Chiesa e qual è il suo compito di mediazione tra Cristo e l'uomo.
I dodici vogliono congedare, ma Gesù costituisce questi dodici con la sua parola forte e dice: voi stessi date loro da mangiare. Altro che congedo, altro che delegare ad altri quello che spetta a noi. Non c'è delega per la Chiesa. Deve prendersi cura dell'uomo e degli uomini. Voi stessi date loro da mangiare. Il comando forte del Signore suscita responsabilità, ma anche, giustamente, questo è giusto, fa prendere coscienza dei propri limiti. La delega era già una professione di incapacità a far fronte a quella folla, ma ora il comando diventa presa di coscienza della propria piccolezza. Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'è una professione, in questo caso, di piccolezza, 5 pani e 2 pesci. Ma poi c'è anche una possibile soluzione: non mandare loro, ma andare noi altrove. Potrebbe sembrare una buona soluzione, andare noi a cercare per loro. Ma neanche questo rientra nella natura della Chiesa. La Chiesa non va a cercare altrove per dare all'uomo. La Chiesa ha in se stessa la forza per dare all'uomo. E questa forza è colui che la rende Chiesa, cioè Gesù Cristo. È colui che l'ha resa Chiesa, che nutre l'umanità lasciando il sacramento del suo corpo e del suo sangue. Neanche questo è possibile. La folla è tanta, i 5 pani e 2 pesci sono sproporzionati, ma essi devono provvedere. Fateli sedere a gruppi di 50 circa. Il comando di Gesù prosegue nella prospettiva che dal di dentro ci sono le forze. Bisogna fare in modo che gli uomini e le donne si sentano a casa loro nella Chiesa. Fateli sedere. E avviene poi il miracolo, che in pratica è un anticipo anche nei gesti di ciò che sarà il miracolo dell'Eucaristia nell'ultima cena. Prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, disse la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli per la distribuzione. Sono gesti eucaristici, ma gesti che hanno in sé tutta la forza salvifica che Gesù Redentore mette in atto. E questa forza salvifica inizia col primo gesto: alzò gli occhi al cielo. La piccolezza dei 5 pani e dei 2 pesci, la piccolezza della nostra umanità, è messa in collegamento diretto nella persona di Gesù con Dio. Alzò gli occhi al cielo. E in questo collegamento scende la benedizione. Scende la grazia che moltiplica le energie umane. Scende la grazia che trasforma la realtà umana. Alzò gli occhi per entrare in relazione con la grandezza di Dio. E benedisse perché scendesse la grazia sulla piccolezza della nostra umanità. Ma poi bisogna passare alla condivisione, all'amore.
La benedizione di Dio non è per accumulare, la benedizione di Dio è per distribuire. Dio benedice per la distribuzione, non benedice per l'accumulo. E allora il gesto di spezzare è il gesto della condivisione, la condivisione della propria piccolezza, della propria umanità, che benedetta da Dio soddisfa i bisogni del fratello. Ma i discepoli rimangono sempre come mediatori di questa grazia che viene distribuita. È Gesù che alza gli occhi al cielo, è Gesù che benedice, è Gesù che spezza il pane, ma sono i discepoli a dover distribuire. È la Chiesa che deve offrire il sacramento dell'Eucarestia e nell'Eucarestia la benedizione per l'uomo, la benedizione per tutti. L'umanità è sazia solo della presenza di Dio, o potremmo anche dire l'umanità è sazia quando quello che accoglie lo accoglie in nome di Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, è un'invocazione biblica, messianica, eucaristica, che noi proclamiamo poco prima che il Signore scenda in mezzo a noi nella celebrazione dell'Eucaristia. Il canto del Santo collega il rendimento di grazie con colui che viene. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. La sazietà perché Dio è con noi. E noi siamo la sua Chiesa. La Chiesa ricca della sua presenza. I dodici come strumento di mediazione. Le dodici ceste come ricchezza di una presenza che non ci abbandona più, come è appunto la presenza eucaristica che oggi, Corpus Domini, adoriamo in maniera speciale.